Dopo la sosta a pranzo arriviamo al museo archeologico. In queste prime sale sono esposte le collezioni preistoriche. Nella sezione del Neolitico prevalgono contenitori in terracotta ed infatti è il periodo in cui l'uomo diventa stanziale, da cacciatore ad agricoltore. Userà la pietra e la terracotta per i suoi bisogni quotidiani e per i suoi riti religiosi. Ed ecco i suoi idoli, non manca la Grande Madre. Accanto alla sala dedicata all'arte cicladica. Si sviluppa nelle isole Cicladi nell'età del bronzo. Produce soprattutto idoli di marmo modellati con la sola abrasione. Sono idoli per lo più femminili, presentati con linee stilizzate ed essenziali. Nel millennio in cui si sviluppa, conosce varie fasi di evoluzione. Questa statua, alta 1,5 m, è la più grande che l'arte cicladica abbia prodotto. Raffigura una donna a braccia incrociate ed è del periodo protociclidico. Quelli che vedremo ora sono idoli in marmo. La posizione strategica delle isole tra Asia Minore, Grecia e Creta, la ricchezza di materiali del suolo, soprattutto rame e marmo, ha consentito alle Cicladi di un precoce e rapido sviluppo. Tramite commerci anche con paesi molto lontani. Erano abili navigatori ed in questa ceramica a forma di padella al centro c'è proprio una barca. Concludo con questi magnifici suonatori del 2008-2003 a.C. La collezione Micenea occupa la sala più grande del Pian Terreno. Comincio con questa stele funeraria. La sala è famosa per gli straordinari e preziosi corredi funerari. In prevalenza vengono da Micene, la città del Peloponneso, centro di questa civiltà. Diademi e maschere funerarie in metalli preziosi. Armi, gioielli, placche e lamine d'argento e d'oro, contenitori. Sono gli oggetti più frequentemente ritrovati nelle tombe dei re. Ecco allora la maschera di Agamennone. Era stato Schliemann a rinvenirla e in lamina d'oro, lavorato a sbalzo, raffigura un uomo con barba e baffi. Si pensa invece che sia di epoca posteriore a quando è vissuto Agamennone. Gli Achei, che erano il supporto di questa civiltà, era un popolo di guerrieri. E le maschere accentuano i caratteri forti ed energici. La civiltà micenea segue quella minoica. Pur avendo gli Achei sconfitto i cretesi, subirono l'influsso della loro cultura, soprattutto nel primo periodo. Questo è un vaso da libagione, che ha la forma di una testa di toro con le corna dorate. Ed il toro era un animale sacro a Creta. Risentono dell'arte cretese anche le coppe di Vafio, sono d'oro, lavorate a sbalzo. In questa è raffigurato un toro, ancora un corredo funerario con molti bei gioielli. Del XIII secolo a.C. una testa femminile con il trucco. Un decorato spillone del XVI secolo a.C. Nella ceramica, alle origini, l'arte micenea risente di quella cretese. Ma nel XII secolo, di questa data e questo cratere, viene fuori il suo spirito guerriero. Guerrieri marciano con scudi e lance. Viene dall'acropoli di Micene. Le città dei Micenei erano città fortificate ed i palazzi erano palazzi fortezza. Eppure all'interno sono state rinvenute pitture parietali. Queste vengono dal palazzo di Tirinto, antica città dell'Argolide. Questo invece è del XIII secolo, dall'acropoli di Micene. Poi nel XII secolo ci saranno le invasioni doriche. Avevano armi in ferro e ebbero facilmente il sopravvento.
Da queste sconfitte i Micenei non si ripresero più e nel 1100 la loro civiltà scomparve, ma intanto avevano lasciato il primo tentativo di scrittura, compiendo perciò il passaggio dalla preistoria alla storia. E nella storia entriamo anche noi, percorreremo numerose sale, per la precisione dalla 7 alla 33, che ci faranno conoscere l'evoluzione della scultura greca. E la prima grande statua in Grecia è del 650 a.C., raffigura la dea Artemide. È stile dedalico il nome dell'antico scultore e segna l'inizio dell'arte arcaica. E questo periodo va dal 700 a.C. al 480 a.C., epoca della fine delle guerre persiane. Per queste sale ometterò l'avanticristo. Non solo statue, anche vasi di grandi dimensioni, il vaso di Diplon, un'anfora funeraria del VII secolo in stile geometrico. E motivi geometrici aggiunge una scena figurata. La lamentazione della defunta da parte di stilizzate figurine, uomini, donne, bambini, forse i figli, nella sala dei curoi e delle corei, cioè dei ragazzi e delle ragazze. Si afferma questa tipologia in questo periodo. Sono statue votive, offrono doni agli dèi o statue funerarie. Prevalgono i curoi, sempre rappresentati nudi. Questo è quello di Sunion del VI secolo. La Grecia inizia a percorrere una sua strada, ma nel Kuros di Sunion sono ancora evidenti influssi egizi, soprattutto per la posizione frontale, le braccia distese, le mani chiuse a pugno, il piede sinistro più avanti, come se stesse iniziando a camminare. L'anatomia è pressappoco, vedremo poi come evolverà. Ha capelli lunghi intrecciati dietro, un sorriso arcaico. Le statue dei curoi mostrano sempre corpi nudi, le cure indossano pepli o chitoni. Magnifica la core Frasicleia del 550 dell'Attica. È una statua funeraria, ricorda una ragazza morta nubile. Indossa un chitone, con la destra lo solleva per camminare, con la sinistra tiene un bocciolo di fior di loto. Ha lunghi capelli sui quali indossa una corona di fiori. È un sorriso arcaico, trasmette sensazioni di eleganza e di tristezza. Una statua di Nike del 550. Tre sono gli stili che caratterizzano questa produzione. Lo stile dorico crea figure massicce squadrate. Lo stile ionico preferisce volumi meno rigidi, figure più snelle, più arrotondate. Lo stile attico alla fine prevarrà e sarà una sintesi dei due precedenti. Grandi masse muscolari, ma anche flessuosità e morbidezza. Ne abbiamo visto una serie perché questa è la sala dedicata all'Atene del VI secolo. Questa è la statua funeraria di Aristodicos. Con questa piccola statua in bronzo di Dioniso, che risale al 480, passiamo all'età classica, che va dalla fine delle guerre persiane alla morte di Alessandro Magno, quando comincia il periodo ellenistico. Lungo le pareti della sala 14, la tavoletta di Ninnione, una tavoletta votiva che descrive i misteri eleusini e lastre funerarie. Il centro della sala è dominato da una grande statua in bronzo. Raffigura Poseidone o Zeus, a seconda di quel che sta scagliando. Risale al 460 ed è stato trovato nelle acque di Capo Artemisio. La divinità sta avanzando per accingersi al lancio. L'anatomia ora è perfetta, l'asteticità è stata perduta e nello stile severo, come chiamata l'arte del primo periodo. Severa perché ha perso il sorriso arcaico. Sicuramente opera di un grande artista ed ecco ora stele e vasi funerari. È interessante il vaso, il Lekythos di Merimè. La defunta è presa per mano ed accompagnata nell'Ade da Hermes. Thank you.
questa bellissima stele è attribuita a Callimaco. È cambiato il colore delle pareti della sala. Forse a rendere omaggio ad una delle statue in bronzo più famosa del museo, e la statua del Fantino, anche se rinvenuta nelle acque di Capo Artemisio. È un'opera ellenistica del II secolo a.C., di autore ignoto. In groppa il Fantino sta spronando il cavallo, il gesto della mano indica la sua eccitazione. Il cavallo ha muscoli tesi, la bocca spalancata, sta spiccando un salto. È il movimento, la chiave di lettura. Nella stessa sala la copia romana del Diadumeno di Policleto. L'originale era del V secolo a.C., la copia è del I secolo a.C. Lasciamo il pian terreno. Passiamo velocemente per le sale che ospitano la collezione Statatos, una ricca collezione privata donata al museo. Mi limito a riprendere queste poche ceramiche, ma la collezione è nota soprattutto per i suoi gioielli. Siamo tornati nella preistoria, al 1500 a.C. Due pugili lottano su una parete, sull'altra sei antilopi. Queste pitture murali sono state rinvenute durante i lavori di scavo a Santorini, ad Acrotiri. Risentono l'influenza della pittura cretese. In un altro ambiente sono state ricollocate le pitture che hanno per tema la primavera. Sono eccezionalmente ben conservate. Sulle rocce fioriscono fiori rossi, due rondini, si incontrano in volo. Torniamo giù per continuare. Tutto quel che rimane del tempio dorico di Esculapio ad Epidauro è conservato qui. Parti dei frontoni e gli acroteri sotto forma di figure femminili a cavallo, come questa Nereide o Aura, personificazione del vento. Nella sala successiva, stele funerarie del IV secolo, ora molto più decorata e più grandi delle precedenti. Non solo stele, anche vasi funerari e statue. Siamo ormai alla fine dell'età classica. È attribuita alla scuola di Prassitele questa statua. Raffigura un giovane atleta vincitore, come dice la fascia sulla sua testa. Di fronte ancora un giovane uomo. Una statua del 330 a.C. rinvenuta nel mare di Anticitera. Appoggia il peso del corpo sul piede sinistro, mentre l'altro arto è flesso, nella tipica posizione a chiasmo. Ha una muscolatura solida e compatta, con la mano destra sorreggeva qualcosa che lo identificava, ma che non è stato trovato. Si è conservata la pasta vitrea degli occhi. Dall'altra sala lo guarda la statua in marmo della dea Temi. Volge ormai al termine il periodo d'oro dell'arte greca, che aspirava alla perfezione e alla bellezza attraverso l'armonia delle proporzioni. Tra poco entreremo a contatto con l'arte del periodo ellenistico. Ormai Alessandro Magno non c'è più e tra poco arriveranno i Romani. Ecco allora l'evoluzione. In questo gruppo di Afrodite, Pan ed Eros è evidente la differenza con il passato. Proviene da Milos ed è del II secolo a.C. la statua di Poseidone. A pian terreno c'è una mostra temporanea che ha per tema Adriano e la Grecia. La visiteremo prima di andare via. Sono esposti 40 pezzi che vengono solo da questo museo.
L'esposizione è stata inaugurata nel 2017 per ricordare i 1900 anni dell'inizio del suo regno, era il 117 d.C. Qui sono esposte soprattutto statue che mettono in rapporto Adriano con la Grecia, della cui cultura subiva il fascino. Ed intanto ecco la bella statua di Augusto del 10 d.C., ugualmente ripescata dal mare. Sarcofagi, stele funerarie e statue romane vengono messe in confronto con statue greche, prima fra tutte quelle dei filosofi. Per ben tre volte Adriano spostò la sua residenza ad Atene anche per anni e ad Atene trascorse gli ultimi anni della sua vita. Per la città che amava fece costruire acquedotti e monumenti, riportandoli allo splendore dell'età di Pericle. Gli Atenesi lo ricambiarono, fecero costruire la porta di Adriano, che esiste ancora.